Ovvero 10 euro ridotto 7 per gruppi sopra i 20 componenti e persone over 65 anni, ridotti 5 per ragazzi fino a 16 anni. 1 euro soltanto per i possessori della tessera della carnevalesca. In sintesi, questo è il tariffario definitivo per l'ingresso al corso Mascherato 2018, approvato ieri durante l'assemblea dei soci al Pesce Azzurro della Carnevalesca. Quindi abbiamo approvato anche il bilancio di previsione per il prossimo carnevale, quindi posso ufficialmente dare il via ai lavori e quindi sono molto serena in questo. Il 30 di novembre faremo l'assemblea per approvare il bilancio del vecchio carnevale, quindi 2016-2017, e quindi ormai siamo nei tempi, ormai abbiamo capito come funziona la macchina carnevale, quindi tutto è rientrato nella norma e sono molto contenta perché ci sono stati veramente tanti presenti, eravamo oltre 140, quindi insomma vuol dire che rispetto alla passata assemblea, dove forse c'era più incertezza, adesso si è consolidata questa nuova carnevalesca e quindi ha preso fiducia e sono felice di questo. Il numero dei soci presenti copriva anche il quorum necessario per l'approvazione dei due bilanci, il preventivo e il consuntivo. Il preventivo ammonta a 572.000 euro, in cui sono stati incorporati i 35.000 euro di deficit patrimoniale per l'avanzo d'esercizio della passata edizione, soldi che, nelle speranze dell'ente, potrebbero essere coperte dalla vendita dei biglietti di quest'anno. A questo punto però le aspettative sulla caratura di questa edizione non possono che salire. Del resto di carne al fuoco già ce n'è, in primis il carro di prima categoria su Rossini, commissionato da Pesaro, il cui budget oscilla dai 50.000 euro in su. Quasi il doppio di un carro autoctono su disegno del maestro Piccinetti, ma realizzato dal carrista Rubens Mariotti. Data la presenza della carnevalesca in uno dei luoghi espressione massima della fanesitudine, lo stesso padrone di casa, Marco Pezzolesi, si è mostrato disponibile per una fattiva collaborazione con l'ente, dando vita così a un carro sulla tradizione marinara a firma Mauro Chiappa per il carnevale più antico d'Italia, e quindi se son fiori, fioriranno.